Sabato 14 agosto. Le notizie del TG Ora, l'ultimo colpo di scena nell'inchiesta dei veleni e dei depistaggi ha per protagonista di nuovo il PM di Napoli, Henry John Woodcock, primo titolare del fascicolo sul caso Consip. Il procuratore aggiunto Paolo Ielo e PM Mario Palazzi infatti non accusano Woodcock soltanto di rivelazione del segreto istruttorio in concorso con la giornalista Federica Sciarelli, sostenendo che sia stato il regista della fuga di notizie di dicembre, ma anche di falso in concorso con l'ex capitano del NOE Giampaolo Scafatto. L'ipotesi è che la manipolazione dell'informativa chiave dell'indagine, quando quella che aggravava la posizione di Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, nella quale un'intera sezione era dedicata al coinvolgimento dei servizi segreti, sia stata anche opera del magistrato. Alla base dell'accusa però ci sono proprio le dichiarazioni del militare che davanti ai PM di Roma cercava di difendersi. Revocare la convenzione alle cliniche dove si raggiungono percentuali di tagli cesarei ben al di sopra della media nazionale è sacrosanto e il presidente De Luca, ora anche commissario per la sanità, deve andare avanti senza alcun tentennamento. Lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione sanità, per il quale in questo modo si eliminerà una vergogna della sanità campana che potrà essere rimossa del tutto nel momento in cui si equiparerà il rimborso previsto per il parto naturale con quello del parto cesareo. Sono stati condannati con l'accusa di estorsione e minaccia per la compravendita di un immobile a Nocera Inferiore in provincia di Salerno, tre persone appartenenti alla stessa famiglia, padre e due figli, dopo il rito abbreviato celebrato davanti al GUP. I tre avrebbero minacciato più volte il proprietario di un'abitazione acquistata all'incanto pubblico pretendendo la somma di alcune decine di migliaia di euro. Quei soldi rappresentavano il risarcimento per la perdita dell'immobile in precedenza di proprietà di uno degli arrestati, con la successiva fase di rivendicazione con l'uso di maniere forti contro il nuovo legittimo proprietario. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Caserta, con il fondamentale apporto degli equipaggi di volo degli elicotteri della sezione aerea di Napoli, hanno eseguito due distinte operazioni che hanno consentito il sequestro di due piantagioni di marijuana. La prima in un terreno nel comune di Villa Literno, dove abilmente occultate all'interno di un canneto erano state coltivate 11 piante di circa 2 metri di altezza. Una seconda operazione di servizio è stata condotta nel comune di Castelvolturno, scoprendo un'ulteriore piantagione costituita da 11 piante dislocate su due appezzamenti di terreno contigui tra loro, 4 le persone denunciate. Via Crispi a Napoli resterà chiusa almeno fino alla fine della prossima settimana. Ieri mattina sono iniziati i lavori di scavo per verificare le condizioni del sottosuolo. Gli operai dell'ABC, l'azienda idrica napoletana, hanno continuato le operazioni per la messa in sicurezza dell'area interessata allo sprofondamento dei giorni scorsi, avvalendosi anche di gru e bobcat, e continueranno a lavorare anche questo fine settimana per accelerare per quanto possibile il ripristino della strada. Al di sopra dello scavo, realizzato per portare alla luce sottoservizi e condurre controlli più accurati delle fogne, sarà realizzata una passerella per consentire il transito dei pedoni. Con questa notizia per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG Ora.